Se riparte il credito, ripartono le imprese. Il titolo dell'incontro dibattito svoltosi ieri pomeriggio nella sala convegni della Cittadella Fieristica e promosso da Fiere Maie, Comune di Vittoria e CNA. Un incontro programmato da tempo a cui hanno preso parte molti imprenditori e fortemente voluto da coloro che lo hanno organizzato al fine di trattare un argomento caro alla piccola e media impresa, vale a dire la possibilità di accedere a canali di credito che possono permettere l'avvio delle imprese attraverso magari fondi CRIAS. Non a caso era presente il commissario straordinario della CRIAS Filippo Nasca, che ha fatto il punto della situazione. Il credit crunch è un problema che non c'è soltanto in Sicilia e non c'è soltanto per il settore dell'agricoltura, è un problema di carattere più generale che investe tutto il sistema produttivo italiano. E in una condizione di questo genere il ruolo di strutture come CRIAS diventa ancora più importante. E sotto un duplice aspetto: è importante che eroghino bene il credito e che assolvano a quella funzione sussidiaria di sostegno dell'attività produttiva che purtroppo il sistema bancario in questo momento non riesce a fare in maniera completa. Questo determina ovviamente una maggiore pressione su strutture come CRIAS, però credo che da questo punto di vista CRIAS debba moltiplicare gli sforzi insieme alla Regione ovviamente per venire incontro alle esigenze del sistema produttivo, per far sì che soprattutto anche l'impresa sana possa continuare a resistere ed essere competitiva sui nostri mercati. D'altro canto però a questa azione bisogna affiancare anche, come dire, uno strumento di pressione, fare pressione anche sul sistema creditizio perché ritorni ad essere un interlocutore delle imprese. Cioè il ruolo sussidiario di CRIAS non può diventare certamente un ruolo di totale supplenza nei confronti delle banche. Durante l'incontro dibattito la CNA ha consegnato al commissario un documento contenente le sue proposte. Noi vogliamo proporci, dire che siamo una realtà che vuole operare in maniera costruttiva con tutte quelle che sono le istituzioni e con chi ci rappresenta, e quindi ritengo che sia un momento importante, fondamentale per noi come CNA, ma credo per tutto quello che è il territorio. All'evento non è mancato il presidente di Fiere Maie Giovanni Denaro e il sindaco Giuseppe Nicosia, che ha rimarcato l'importanza di tale incontro. Poche settimane fa abbiamo avuto la presenza della giunta regionale a Vittoria, la CNA chiedeva di incontrare il presidente Crocetta per esternare le loro perplessità in ordine all'erogazione di finanziamenti e sostegno alle imprese e anziché fare iniziative che magari non sortiscono poi effetto e sono meri incontri istituzionali, ho preferito badare al sodo e invitare invece direttamente qui il responsabile, il commissario straordinario della CRIAS regionale, che potrà toccare con mano, parlare direttamente con gli imprenditori, con gli artigiani, con la CNA stessa e concordare le linee e le strategie che maggiormente interessano alle imprese.